Ciao a tutte ragazze, benvenute o bentornate in un nuovo video. Oggi facciamo un video spacchettamento di un'azienda che mi ha omaggiato dei loro prodottini. Allora, ve li faccio vedere. L'azienda è Golden Ale. Non lo so se la conoscete oppure no, io non la conoscevo, quindi sono molto curiosa di testarla. Allora, mi hanno mandato un bel po' di cose, vi devo dire la verità. Guardate qui. Adesso piano piano ve li apro insieme a voi. La cosa che mi ha incuriosito più di tutte è stato questo gel che si chiama HD Natural Camouflage. Il barattolino è da 30 ml e io già l'ho utilizzato. Infatti sta a metà perché questi prodotti mi saranno arrivati più o meno da 3-4 giorni, quindi ho già avuto modo di testarli. Adesso vi avvicino e vi faccio vedere. Allora, questo è un gel trifasico, quindi ovviamente necessita di base. La colorazione è molto molto naturale, diciamo che è più un beige molto molto naturale secondo me e non è per niente rosa carne, ecco, quindi secondo me per fare i French è un pochino chiaro, però c'è a chi piace, per esempio a me piace veramente tanto e anche ad alcuni clienti è piaciuto veramente tantissimo, soprattutto anche lasciarlo così senza mettere nient'altro sopra ed è bello anche come base per le nail art, quindi è veramente veramente bello. Allora, una cosa che vi dico è che è tissotropico, quindi vedete sembra quasi una mousse, lascia anche il solco. Però è facilissimo da stendere, da utilizzare. Lo sapete che i gel tissotropici sono i miei preferiti in assoluto. Praticamente uso sempre questi. Ed è molto facile da utilizzare anche per chi è alle prime armi. Perché comunque è denso, ma quando lo lavorate diventa morbidissimo, come se fosse una mousse. E vi dà tutto il tempo di lavorare tranquillamente un'unghia senza che vi cola, tant'è che io ho fatto la ricostruzione in tutta la mano, quindi compreso di pollice, e non è colato assolutamente. Sul bruciore vi dico che brucia, ma ne ho provati altri che bruciavano molto di più, quindi diciamo una cosa abbastanza sopportabile, poi dipende anche dalla sopportazione della vostra cliente, che è una cosa molto soggettiva. Però mi è piaciuto veramente tanto, nonostante la sua altissima coprenza. Non ho avuto problemi di polimerizzazione, l'ho lasciato 60 secondi nella mia lampada da 120. Mi sono trovata molto bene. Adesso vi faccio vedere gli altri due che io ancora non ho provato. Sono della stessa linea praticamente, quindi la linea Fiberglass, solo che uno è trasparente e l'altro invece è un rosa scuro. Adesso ve li faccio vedere. Allora, questo qui è sempre un barattolino da 30. Come vedete è trasparente, sì, ma è un trasparente torbido. All'interno ha le fibre di vetro, ha una densità media, perché vedete se io lo capovolgo un pochino cola, invece l'altro non si muove assolutamente, quindi secondo me più di un'unghia, massimo due alla volta non riuscite. Però avendo le fibre di vetro all'interno è molto interessante perché potete utilizzarlo per unghie fragili. Non lo so se brucia perché ancora non l'ho provato, però sicuramente in questi giorni lo proveremo insieme, magari nelle storie di Instagram o in un piccolo step by step, poi vedrò come farvelo vedere. Comunque mi piace tanto e vediamo un attimino la sua durata e soprattutto come si stende. Vi faccio vedere anche la colorazione del cover rosa, che appunto si chiama cover rosa scuro perché è molto molto scuro, però secondo me almeno un cover più scuro dovete averlo perché secondo me un po' di tonalità di cover vi serve per adattarlo a tutti i vostri clienti. Quindi come vi dicevo una densità media, anche questo uguale, anche questo ha dentro le fibre di vetro, vedete com'è scuro? Però è molto molto carino da provare anche lui. Poi nel pacchettino mi è stato inviato anche una lima, questa è una 100-180, si chiama Speedy Zebra, però qui dice che praticamente si può lavare e disinfettare, quindi molto interessante perché almeno così potete utilizzare la stessa lima per la vostra cliente oppure disinfettarla o utilizzarla per un'altra cliente dopo, quindi molto interessante. E poi qui abbiamo un pennellino
per gel, mi sembra che è il numero 6, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra di aver letto così. Praticamente il tappo è questo qui trasparente, ha la punta arrotondata, che sono quelli che preferisco in assoluto, ed è tutto pieno di cristallini all'interno, vedete? Molto molto carino. E poi andiamo alla parte più interessante. Adesso vi allontano un pochino. Allora, abbiamo due base rubber, una nude e una white. Allora, sono delle classicissime base rubber, quindi media densità, non le ho ancora provate, però questa qui l'ho applicata sopra un cover che era troppo troppo rosa, per spegnerlo un pochino, perché vedete è tipo un beige carne. Mi è piaciuto veramente tanto, non cola, vedete? Io è da un po' che ho il pennellino così e non cola, molto autolivellante e molto coprente, quindi mi è piaciuto da provare. Invece la bianca non l'ho mai testata, sembra abbastanza coprente, però questi giorni la vorrei provare su qualche cliente, vedete? Molto molto carina, però vedete non cola. Cioè, ha una densità media, però non se ne va girando. Quindi, molto interessante, mi piace anche la boccettina. Poi, per i prezzi, vi lascio il link in info box, così potete andare a dare un'occhiata al sito. E l'azienda mi ha lasciato anche il codice sconto per voi, che è CRINA20, che il codice sconto è del 20%. Però non credo ci sia un minimo di acquisto perché dall'azienda non mi hanno detto niente, però nel caso chiedo e ve lo scrivo qui sotto. Allora abbiamo un po' di semipermanenti, però tre sono effetto glass, quindi sono trasparentini, e tre invece sono classici coprenti. Allora questi tre li avevo già visti che erano trasparentini, poi non mi ricordavo se forse era questo, no, se era questo, sì. Sì, allora, cosa sono questi semipermanenti? Questi semipermanenti si chiamano di solito effetto glass, che vuol dire effetto vetro. In sostanza sono dei colori completamente, vedete, trasparenti, sono leggermente colorati, questo è il giallo, e io ho queste tre colorazioni, 149, 150 e 151. Non ve li faccio vedere stesi perché comunque sono trasparentini, sono leggermente colorati, però non so se voi li utilizzate. Io questa è la prima volta che li ho, non li avevo mai provati e mai testati di nessuna azienda, quindi sono molto curiosa e volevo chiedervi se per caso volete un tutorial su come utilizzarli, perché ho delle idee di nail art molto molto interessanti con questi colori. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete provare una nail art insieme. Invece adesso vediamo i colori puri, diciamo. Molto carino, un bel Tiffany 130. Adesso li andiamo anche a stendere insieme. 142. Molto bello questo rosa. Molto molto bello. E vediamo, il 145 dovrebbe essere, sì, un bellissimo rosso. Oserei quasi Ferrari. Andiamo a stendere i colori e poi dovrei avere anche il top matte e il lucido classico. Dovrebbe essere senza dispersione, se non ricordo male, però dopo, anzi no, vediamolo adesso così lo mettiamo subito, va. Sì, allora abbiamo il top matte sigillante e il flexi gel extra glossy senza dispersione. Andiamo a stendere il primo colore. Molto bello il pennellino, accompagna bene il colore. La densità, vi dirò, una media densità, non è né troppo liquido né troppo troppo denso, una giusta densità, ed è anche abbastanza coprente dalla prima passata. Guardate qui, questa è la prima passata, quindi dirò comunque molto coprente dalla prima passata. Sì, molto carino. Lo mando subito in lampada, poi facciamo una seconda passata e
metto anche il lucido e passo a fare la passata, la seconda. Ecco, mi si era impallata la lavanda. Adesso prendiamo il 142, quindi sono anche impolverata e tutto ciò. Bello, guardate che bello questo rosa. Sono molto molto contenta che questa azienda ha deciso di omaggiarmi i loro prodotti. Era da un po' che non provavo prodotti nuovi ed era anche da un po' che non tornavo con un video spacchettamento, quindi sono molto felice. Sicuramente voi li vorrete provare insieme a me, però ve lo chiedo lo stesso, fatemelo sapere nei commenti. Guardate che bello, una sola passata, stupendo, veramente bello. E poi ho visto che hanno un sacco di cose, hanno anche gli acri gel che secondo me sono molto interessanti, quindi hanno veramente un bel catalogo, nonostante comunque sia un'azienda poco conosciuta, hanno veramente un bellissimo catalogo da guardare. Vi consiglio di dare un'occhiata perché io sono rimasta veramente veramente stupefatta dal camouflage. È veramente bellissimo come gel, cioè io l'ho provato su un paio di clienti, mi sono trovata stra bene e non ho avuto problemi di catalizzazione, il colore è bellissimo, si lavora in modo veramente veramente semplice, quindi no, sono molto contenta, secondo me solamente da provare. Poi mi sembra che comunque i prezzi non siano molto molto eccessivi. Ok, qui abbiamo il Tiffany 130. I prezzi comunque non sono eccessivi, cioè dei prezzi assolutamente nella media. Adesso facciamo la seconda passata del 145, lì lucido, e ci vediamo fra pochissimo. Allora, eccomi qua, li ho stesi tutti e tre, guardate come sono belli pieni, ma anche dalla prima passata erano veramente belli coprenti. Ho steso anche il loro lucido, vedete com'è lucido, sembra uno specchio, è veramente bellissimo ed è senza dispersione, quindi non ho sgrassato niente. Questo è tutto ragazzi, io spero che questi prodotti vi abbiano interessato, fatemi sapere nei commenti che cosa volete che testiamo insieme. Secondo me è interessante vedere un tutorial su questi glass gel. E fatemi sapere anche se volete che facciamo magari una ricostruzione insieme con uno dei tre gel che vi ho mostrato. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!